potrebbe subentrare una sorta di, non dico appagamento, ma una situazione psicologica dove magari qualcuno si sente, non dico appagato, ma che potrebbe tirare un po' il piede, magari essere meno affamato, ecco, come dicevano un po' i tuoi giocatori nelle settimane scorse. Sì, potrebbe essere, però sarebbe da stupidi, perché la fame viene mangiando, anzi adesso in questo momento credo che ci voglia ancora più fame, ci debba ancora venire ancora tanta fame, perché comunque il campionato è lungo e le insidie ci sono, però si spera di lavorare anche su questo aspetto, di continuare ad avere questa determinazione e questa voglia ancora per tanto tempo. Certo, andando un po' indietro con i mesi all'estate scorsa, pochi avrebbero scommesso su una situazione di classifica del genere, è la prima vera fuga del campionato. Sì, chiamiamola fuga, siamo solo a 4 punti insomma dalla seconda, però comunque è una cosa importante per noi. È chiaro che ci sono tutte le intenzioni per provare insomma a continuare su questa strada, però cercando sempre di guardare passo dopo passo senza mai andare oltre. Quindi adesso in questo momento l'obiettivo dice che abbiamo la lupa Castelli, poi dopo lavoreremo per altri obiettivi, però adesso il nostro prossimo passo è la lupa Castelli. Ecco, questa partita con la Lupa Castelli, un po' il discorso che facciamo la settimana scorsa alla vigilia della gara interna con il Martina Franca, partita che nasconde le sue brave insidie, no? Sicuramente sì, anche in questo momento soprattutto, perché comunque ci sono anche tanti giocatori che insomma si devono vedere un po' le condizioni dei vari giocatori che non sono al top della condizione. Anche Agei domenica è uscito e quindi nei prossimi giorni valuteremo un po' le condizioni di tutti. Contato che ti preoccupa questa infermeria discretamente piena? Relativamente mi preoccupa, ma sono tutti insomma infortuni che si possono recuperare, fermo restando che comunque ci sono anche tanti ragazzi che si allenano alla grande, che quando giocano insomma non sono alla pari di chi ha trovato più spazio.